Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti già fatti dal Presidente, non ripeto, ma credetemi, anche perché io non reggo l'associazione da 10 anni, ma solo da 1 anno e qualche mese, vedere questa risposta è veramente commovente. Potete immaginare come io a Torino in questi giorni ci siamo interrogati più volte, ci saremo presenti, faremo la nostra figura, come sempre quando conta l'associazione risponde, la categoria c'è. E da questo punto di vista tengo a precisare che sicuramente come associazione noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto e un grande rispetto per le istituzioni. Quindi qualsiasi ministro dei trasporti oggi avrebbe avuto una platea ampia, ma le posso assicurare, signor Ministro, che una platea così ampia e così accorata nasce anche dal fatto che lei ha dato in questo periodo di sua reggenza nel Ministero dei segnali che per noi sono incoraggianti e sono assolutamente positivi. Quindi credo che questi segnali la categoria li abbia colti, nei nostri colloqui noi li abbiamo colti e trasmessi, e a mio avviso oggi sarà un momento importante perché questi segnali comincino a produrre qualcosa di positivo. Il mio intervento vale per il settore autoscuole naturalmente e sostanzialmente è incentrato su 4 punti. Li elenco perché poi rischio di dimenticarmeli nel momento in cui vado a illustrarli. Vogliamo parlare di riforme, di Europa, di formazione e della famiglia, che direi sono centrali per noi come professione autoscuola, ma sono anche punti su cui abbiamo già avuto un primo confronto col signor Ministro e sui quali ci siamo lanciati una sorta di messaggio, lavoriamo insieme su. Riforme, sicuramente sarà poi il Ministro a parlare di riforme, non certo il sottoscritto. Però è evidente che la categoria ha colto che da oltre 20 anni di immobilismo si è passati a una situazione in cui veramente qualcuno vuole iniziare a riformare questo Stato. E non parlo solo di riforme importanti, ma che in fondo a noi interessano relativamente. Che il Senato sia composto in un modo o un altro è sicuramente interessante, ma al cittadino sostanzialmente interessa in maniera relativa. Parlo di riforme strutturali, con le quali poi noi ci confrontiamo tutti i giorni. La riforma del lavoro, sia per chi il lavoro lo deve dare, noi imprenditori, sia per chi il lavoro lo sta cercando e lo vuole. Parlo di riforma della pubblica amministrazione, che è il nostro alter ego quotidiano. Noi tutti i giorni ci misuriamo con la pubblica amministrazione. Parlo, Presidente della provincia lo ha accennato poco fa, alla riforma delle province. Le province per noi autoscuole sono state a un certo punto un evento traumatico, cioè alcune competenze che erano il Ministero dei Trasporti sono state passate alle province e questo ha creato all'inizio notevoli problemi. Però abbiamo anche avuto esperienze positive, abbiamo maturato come associazione, ma soprattutto come categoria, una capacità e una visione diversa. Vi spiego meglio. Quando eravamo completamente dipendenti dalla motorizzazione, lo eravamo dalla nascita alla morte. Provvedimento di autorizzazione, esami insegnanti istruttori, lavoro quotidiano. Questo a volte produce effetti negativi. In province molto piccole, dove le persone sono poche, si crea clientelismo, si crea problemi. Il fatto di avere un altro interlocutore ci ha insegnato a confrontarci con altre problematiche, ha fatto nascere esperienze positive come quelle della presenza della nostra associazione nelle commissioni esami insegnanti istruttore, quindi maggiore professionalità. Ora, quando non ci saranno più le province, da qualche parte andremo a finire, sicuramente queste esperienze positive le vogliamo conservare
e le vogliamo portare dove dovremo andare a trasferirci per effetto di quella che sarà la nuova normativa. Ma riforma pubblica istruzione, provincia, archivio unico, di cui poi parleremo diffusamente, sono anche l'occasione, signor Ministro, per intervenire efficacemente nella motorizzazione civile. La motorizzazione civile svolge compiti importantissimi, numerosissimi, delicatissimi, soprattutto in funzione della sicurezza stradale, gli esami, il rilascio delle patenti, le revisioni e i collaudi. È inutile fare campagne di sicurezza stradale o pensare a ciò che si può fare dopo il rilascio della patente, se il momento del rilascio della patente non è un momento serio, professionale, trasparente. Purtroppo rischia di non esserlo quando lo Stato non investe. Sono più di 20 anni che la motorizzazione non assume personale. Quindi c'è personale che va in pensione e non viene sostituito. C'è personale sempre più anziano, con tutto rispetto per la mia categoria degli anziani, si perde entusiasmo, si perdono capacità rispetto a nuove tecnologie, a nuovi modi di esaminare e quindi si perdono anche quegli elementi che fanno di questo lavoro un lavoro importante che rischia di diventare routine o peggio ancora rischia di diventare quella zona grigia tra sciatteria, mal costume e tutto quello che vediamo quotidianamente sui giornali. Quindi io credo che questa sia una grossa occasione per investire in risorse umane nel campo della sicurezza stradale, prima di tutto negli organici della motorizzazione. L'Europa. Beh, tra una settimana andremo tutti a votare e spero che tutti andremo a votare, qualsiasi sia il voto che ciascuno di noi vorrà esprimere. Ma per le autoscuole questo problema non si pone neanche. Le autoscuole sono in Europa, ma non da oggi, dal 1981, prima direttiva sulla patente europea, a cui ne sono seguite altre due, quindi il nostro lavoro ormai è dettato dall'agenda europea. Le patenti, la carta di qualificazione del conducente, sono tutte direttive europee. Oggi la Commissione europea sta cominciando a discutere di formazione e la figura unica di insegnante e di istruttore di autoscuola all'interno della comunità. Quindi noi là dentro ci siamo, non ci viene neanche in mente che potremmo essere da un'altra parte. Ormai per noi è routine, è lavoro quotidiano. E proprio perché ci siamo come un'ASCA, abbiamo investito tanto su questo. Un'ASCA fa parte dell'EFA, Federazione Europea delle Autoscuole. Qualche giorno fa abbiamo tenuto un meeting a Roma dell'EFA, proprio andando a trattare queste tematiche per rafforzare il ruolo che dobbiamo avere all'interno dell'Europa. Proprio perché, riprendo le parole del Presidente prima, altrimenti le direttive ci cascano in testa. E direttore, quando ci cascano in testa ci fanno male, perché poi non abbiamo le piste per fare gli esami moto, perché poi non abbiamo il personale che sia adeguato. Quindi bisognerà partecipare anche al momento in cui si scrivono le direttive, non solo aspettare che arrivino per poterle trasformare in prassi quotidiane. Quindi da questo punto di vista un grande impegno sull'Europa. Ma l'impegno sull'Europa è soprattutto nel campo della formazione, a noi questa interessa, perché questa è la nostra missione come autoscuole. Siccome non tutti qua dentro sono autoscuole, ho detto formazione, non ho parlato di istruzione. C'è una differenza fondamentale tra le due cose, non che l'istruzione non sia importante, ma istruire è una parte. La formazione è un processo più lungo, più profondo. Formare vuol dire cambiare, formare, dare una forma a idee e sentimenti delle persone. E nel nostro campo vuol dire che noi non dobbiamo preparare la gente per superare un esame, per quanto impegnativo possa essere, ma dobbiamo fornire elementi, formare caratteri, menti e cuori,
perché poi queste persone sempre sulla strada si comportino in modo corretto, perché questa è sicurezza stradale. Allora, da questo punto di vista, noi qui abbiamo delle proposte che in parte abbiamo già anticipato al signor Ministro e in parte faremo nei prossimi giorni. Qualcuna va direttamente al Ministero, qualcuna va al Parlamento nella riforma del codice della strada. Sapete che il processo di legge delega riforma è già avanzato e qui però, signor Ministro, mi permetta un accenno polemico, ma in senso positivo, dobbiamo correggere. Mi sembra di non aver mai letto la parola formazione all'interno della legge delega. Questo penso che sia molto grave. Probabilmente i signori parlamentari se ne saranno dimenticati, ma bisogna farglielo presente. Perché se andiamo a scrivere quali sono i principi su cui poi si faranno leggi e decreti, non mettere la parola formazione e la parola educazione stradale all'interno di una legge delega mi pare una dimenticanza grave. E quindi noi già abbiamo cominciato come associazione a fare questo lavoro, ma evidentemente se l'input arriva dal Ministro, l'input è più convincente e sicuramente arriva a segno. Quali sono le proposte che andiamo a fare? Allargare il campo della formazione. Abbiamo fatto un'esperienza molto positiva con le guide certificate per la patente B. Oggi chiunque deve fare 6 ore di lezioni di guida obbligatorie in condizioni che difficilmente o non sempre possono essere verificate all'esame. L'autostrada, la guida in condizioni notturna. Il legislatore ha pensato che queste cose sono importanti e ha delegato alle autoscuole di fare questo lavoro. Beh, a nostro avviso bisogna completare. Non è che chi fa la patente moto ne abbia meno bisogno, anzi, ci dicono le statistiche degli incidenti che mentre i morti e gli incidenti sono in calo in generale, sono in aumento nel campo delle due ruote, quindi lì probabilmente va fatta una formazione maggiore, più profonda, vanno introdotte le guide certificate. Le patenti professionali. Noi abbiamo oggi un sistema, forse non tutti lo sanno, per cui chi ha una patente professionale e decide di svolgere la professione di conducente deve fare qualcosa come, se gli va bene, 140 ore di corso, di cui 10 di guida. La patente ce l'ha già, sono guide di perfezionamento, guida ecologica, guida in autostrada, eccetera, eccetera. Bene, la domanda è, ma chi fa la patente C o la patente D e non farà l'autista di professione, ma guiderà il mezzo di lavoro proprio, ha forse meno bisogno di formazione? È forse meno soggetto a incidenti degli altri? Quindi probabilmente una parte di quella formazione post patente la dobbiamo portare nella formazione patente, in modo da avere in assoluto conducenti più preparati. E l'ultima è quella che riguarda quelli vecchietti come me. Io per fortuna faccio un lavoro dove mi aggiorno continuamente, ma ci sono persone che la patente l'hanno fatta 40 anni, 50 anni fa. Una rotatoria fino a poco fa non l'avevano vista mai e si vede da come l'affrontano. L'uso delle corsie in autostrada non è ben chiaro e si vede. La domenica la corsia di destra è completamente vuota, mentre sulle altre due sfida l'OK Corral. Quindi un minimo di aggiornamento per chi la patente ce l'ha già direi che è molto importante. Da ultimo, discorso famiglia. Maggiore formazione vuol dire anche costi maggiori, evidentemente, per noi, autoscuole, e di conseguenza per i nostri clienti. Qui è una cosa molto importante che dobbiamo ribadire sempre, non solo al signor Ministro, ma anche ai direttori della motorizzazione, anche ai funzionari delle province. Quando parlano con uno di noi, non parlano con il singolo imprenditore titolare dell'impresa X o Y, parlano con 200, 400, 1000 clienti di quell'autoscuola o di quello studio di consulenza XY, perché noi siamo solo coloro che rappresentano interessi dei cittadini.
Allora, da questo punto di vista è chiaro che ci dobbiamo preoccupare anche di cosa costa la formazione. E da questo punto di vista, ci è stato dato un input a cui abbiamo cercato di dare risposte. Beh, secondo noi alcune soluzioni per far costare meno la patente, premesso che in alcune situazioni la patente viene venduta al costo di una pizza e quindi costa già troppo poco, ed è sicuramente segno che quella patente non è una patente seria e non c'è formazione dietro quella patente, ma più in generale dobbiamo, secondo me, cominciare ad abbattere alcuni costi burocratici, e questa è un'operazione che possiamo fare nel giro di una settimana. Un candidato respinto due volte all'esame di guida deve ripetere l'esame di teoria. Ora, al di là del fatto che debba impegnarsi per ulteriore tempo, ma il tempo è denaro, questo è un costo. Allora, non si capisce perché uno a 16 anni viene promosso l'esame della patente e quell'esame di teoria gli vale anche quando a 18 farà la patente D, B, la patente BE, eccetera, eccetera, e quell'esame di teoria non vale più 6 mesi dopo. Io credo che quell'esame di teoria possa essere tenuto valido, perlomeno per un certo periodo di tempo, e questo abbatte i costi. Se 6 mesi prima avevo un certificato medico che diceva che io avevo requisiti psicofisici validi per 10 anni, non si capisce perché, se sono bocciato, 6 mesi dopo devo apportare altri 2 certificati medici. È un altro costo per le famiglie. Sono minimo 150 euro. Secondo me questo può essere risolto facilmente. Come possono essere abbattuti i costi e può essere impiegato meglio il personale della motorizzazione se noi prendiamo spunto da quell'esperienza positiva che questo governo e questo ministro hanno fatto, che è il rinnovo della patente, e applichiamo la stessa procedura a tutte le altre pratiche di patente. Per cui, come il rinnovo di patente si fa online e si riceve la patente a casa dopo 3 giorni, non si capisce perché quando si presenta la domanda di accesso alla patente bisogna portare della carta in motorizzazione, aspettare che ci venga restituita. Poi ci sono degli interventi strutturali di spesa più grandi, concludo Presidente, che sono: perché non immaginare che il costo che una famiglia affronta in tema di formazione per la patente è lo stesso di quello che affronta in tema di formazione per una scuola, per un liceo. È un investimento sulla cultura, sulla formazione e sulla salute. Quindi perché non prevedere di defiscalizzarlo, di poterlo scaricare dalle spese? Così come sono ritornati gli incentivi per l'acquisto dei veicoli ecologici. Beh, la formazione e la patente, visto che si parla anche di ecologia e di guida ecologica, non può essere un incentivo per acquistare il veicolo. Concludo dicendo che queste nostre proposte, che poi naturalmente verranno amplificate, scritte, dettagliate, rientrano in quella che è sempre stata la logica dell'associazione UNASCA. Non abbiamo mai fatto proposte corporative, abbiamo sempre fatto proposte nell'interesse della collettività, e anche in questo caso credo che le nostre proposte vadano in questo senso. Vi ringrazio.